appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. E si comincia. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si è inserito alle spalle del marcatore. Lazzari. C'è il cross. Pallone interessante, in verticale. Mattias Vecino si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Posizione irregolare però. Palla a Pasalic. Se ne va. Cerca lo spunto. Luis Alberto. Zaccagni. Prova a spingere sulla corsia di sinistra. Anderson. Pedro, occasione. Lazzari prova a darla profonda nello spazio. Cross tagliato, deviazione di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Filtra la palla in profondità. Soppi sceglie di andare per vie verticali. Mattias Vecino. Felipe Anderson. Tocco preciso. Rimane il portiere da battere. Occasione da rete. E c'è il gol della Lazio. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Gol per la Lazio. Ha segnato al 14° minuto. Numero 20. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ci prova con un pallone profondo. Hatebur. Derun. Hatebur. Prova. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo.
L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Ecco Luis Alberto, allarga il gioco a destra, prova a creare pericolo, spazza via. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sbroglia evitando di farsela rubare. E non va troppo per il sottile. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Lookman. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Muriel sceglie di andare per vie verticali. Errore che potrebbe metterli nei guai. Lookman trova la rete. Un gol bellissimo, bellissimo, di gran classe. Ha eluso l'avversario e ha concluso in porta. Un gol che ha messo in mostra tutta la sua tecnica. Gol per l'Atalanta. Ha segnato al 29esimo minuto. Numero 11. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Gran prova di forza, palla recuperata. Prova a darla profonda nello spazio. E passa! Grande risposta di Provedel. De Roon. Anderson. Pallone interessante, in verticale. C'è l'opportunità per il contropiede. Felipe Anderson riceve in aria. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. La gioca dietro. Ora Luis Alberto. Oggi non gli danno tregua. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando. Anche se... Errore clamoroso. Supera il diretto avversario. Può vedere, colpisce. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Ma gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Decide di giocarla corta. Scodella il cross. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Prova a giocarla in profondità. Occasione per il contropiede. Se ne va. Ecco il tiro. Un'altra conclusione. Rete. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Gol per la Lazio. Ha segnato al 45esimo minuto. Numero 9. Pedro. E passano in vantaggio. Lo sposta di peso e gliela porta via. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Signore e signori, vi ricordiamo. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro.
Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Decide di giocarla in profondità. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Un intervento impeccabile. Ora Savic. Vede lo scatto e cerca la profondità. Serve il compagno più indietro. Anderson. C'è spazio da sfruttare in verticale. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. De Rugni. Calcio di punizione per l'Atalanta. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. La mette in avanti. È ben posizionato e spazia via la palla. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. E c'è un bel pallone in avanti. Pedro ha già lasciato il segno oggi. Qui può partire il contropiede. Palla di nuovo verso il centro. Rubare palloni così non è mai un caso. Bastava un tocco leggermente più accurato. L'idea per Muriel. La mette in rete. Azione rapida e letale. L'Atalanta e il contropiede. Un'accoppiata vincente. Quando partono così in velocità non li prendi più. Gol per l'Atalanta. Ha segnato al 61esimo minuto. Numero 9. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Era al posto giusto, un bel anticipo. Prova a darla profonda, nello spazio. Mattias Vecino. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Marusic. Zaccagni. Patebur. Demiral. Allontana la palla. Sceglie di andare per vie verticali. Riceve palla da dietro. La Lazio al calcio di punizione. E qui ci poteva stare anche l'ammonizione, l'arbitro l'ha graziato. Luis Alberto andrà a cercare i saltatori in area di rigore. Zaccagni! Allontana il pericolo. Alessio Romagnoli. Vecino sul pallone. Errore qui, pallone sprecato. Che pallone gli ha dato? Lazzari. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Lazzari.
sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Avversari bloccati a uno. Incornata! E ha fallito una buona occasione da gol. Fabio, non si possono sbagliare occasioni del genere. Potrebbero non averle un'altra opportunità. Fa male i calcoli, il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Milinkovic-Savic. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Luis Alberto ha spazio per provare il tiro. Zaccagni! E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Muriel. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. La Lazio al calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Opportunità importante questa sul calcio di punizione. Pallone interessante, in verticale. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Il quarto uomo indica palla deviata dal portiere. Hanno commesso una leggerezza e corso un rischio inutile. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Soltanto uno battuto dagli avversari. Opta per il tocco corto. Ecco Luis Alberto. Mette la palla dentro. Riesce a buttarla via. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Per concludere la...